E fino a qui la partita è pari, secondo il professionista. Avrà 13-15. Dove gioca adesso bianco? Questo è proprio un problema di Kuzeki nello spirito di quelli che facciamo di solito. I gruppi forti, i gruppi deboli, dove si fa territorio, dove si fa moio. Una zona popolare, la Prima terra fraccata. te, Allora, secondo me. racconto lì le regole che magari non ha neanche visto In il questo video. gioco. No, il gioco l'ha visto. Allora, prima cosa si deve pensare a difendere i propri gruppi deboli o ad attaccare i gruppi deboli dell'avversario. Sono le due cose che portano più punti. Se non ci sono gruppi deboli che verranno attaccati, bisogna invece fare delle estensioni per aumentare il proprio territorio o ridurre quello dell'avversario, quello che dei due ti porta più punti. Se non c'è niente di grosso neppure lì, bisogna fare delle mosse che vadano ad espandere il territorio che in futuro potrò fare, quello che viene chiamato moio, in termini giapponese, quindi il territorio L'area di influenza. potenziale. Sì, espandere la propria area di influenza. Perché poi dopo da lì i punti in qualche modo verranno, o direttamente lì o da qualche altra parte, ma l'influenza porta punti. Direi che giocherei a questa porta. Allora, io sono d'accordo con Giacomo, se la cosa mi Prima sembra... di tutto ci sono dei gruppi deboli, Ah. Del bianco o del nero? sia di bianco che di nero. Bianco qua là, Allora, una pietra non è un gruppo. No, una pietra è una pietra. deve essere almeno in due per fare un gruppo. Esatto, se fossimo così allora inizierei a dire caspita, però lasciarli lì perché attorno hanno tanti punti, no? Una pietra attorno ne ha pochi, per cui una, due, tre, due insomma già iniziano, tre sono tre, ma non tanto perché i tre punti che sono solo tre, ma per tutto quello che c'è attorno. Questo non mi sembra fortissimo un gruppo. Perché? Dove lo vedi attaccabile? No, beh, attaccabile, attaccabile no, però non mi Cioè, sembra neanche così poi mi sembra salutare. che ci siano dei gruppi Sono deboli. solo dei tagli. Il nero ha solo Sì, gruppi forti. teniamo presente che i tagli comunque non sono così gravi, quel taglio per esempio non funziona, No. Sono tagli in cattura. Sì. Questo per togliersi eventuali dubbi. Fare una mossa che fa moio e magari dà indirettamente un po' di sostegno a questa pietra. Boh, io giocherò in questa zona qui. Perché, cioè, per dare supporto a questa pietra, anche da lontano, perché comunque non è che stia malissimo, e poi per fare influenza in questa zona. Non sono d'accordo, non sono assolutamente Quindi d'accordo con te. qualcosa di questo genere, Magari qui. così, No, che no, entra no. per espandere un po' No, io faccio un altro ragionamento. Io dico che qua ci sono un sacco di pietre, qua ci sono già un casino di pietre. Questa è una zona che non ha molto senso. Questo gruppo è solido perché l'angolo suo non c'è niente da fare. No, giocargli addosso, no, andarsi a cercare una pinza che mi porta a granché, no? Se devo andare a fare una roba, vado a giocare qui, semmai, però vado a supporto questa pietra per completare, ma anche qua, non so, fare un salto di cavallo largo, oppure gioco da quest'altra parte, mi prendo quest'altro punto qui, o gioco qua gioco anche da questa parte per poi andare a prendere quest'area. Cioè, tu dici che se bianco va qua e nero si prende questo. Insomma, boh, non so se lo scambio è ecco, perché qua, voglio dire. Comincia a esserci un muoio, qui non c'è un muoio, c'è un territorio ancora da definire. A me sembra che questo territorio sia da proteggere, perché a me fa molta paura questa massa del nero. Guarda fastidio negli Perché praticamente, allora, il nero abbiamo capito che è forte, ha un bel moio là perché questa parte dà molta influenza, e il bianco per contro ha influenza un po' in questa parte della scacchiera. Quindi secondo me, una mossa come questa o come questa si assicura questa parte, e dopo tanto i discorsi che facevate voi secondo me sono sacrosanti, nel senso che l'estensione qua o qua, però in questo modo protegge questa zona,
da questa entrata che secondo me è parecchio devastante, perché poi può continuare anche così e così va su, insomma, se Gianco diciamo non se Gianco difende così diventa un po' piccolo. Esatto. E in più, a questo punto protegge questa zona, metti questa o questa, insomma, facciamo questa per esempio, e poi se il bianco estende, il nero estende, il bianco può estendere dalla parte opposta, quindi le vostre mosse sarebbero ancora giuste, però non fai decidere al nero, perché secondo me se il nero avesse la mossa, perché se, cioè, quindi se il bianco adesso giocasse prendendo l'iniziativa di estendere uno dei due angoli, secondo me prima giocherebbe questa e poi si prende. Sì, ma se bianco poi risponde qua, mettiti in questa situazione qua, dici, okay, mi hai tolto punti di là, no? Però questa roba qua non muore perché è troppo grande. No, no, quello no. E io adesso faccio un quarto di Goban. Due. Scusi, nero. No, adesso tocca ancora il bianco. Ah, bianco ha giocato bianco gioca qua. Cioè, però forse è troppo me... piccolo quello. Secondo me adesso con questa e poi magari con un attacco qua il nero può comunque combattere. E intanto ha già questa diagonale che è potente. Qual è la potenzialità di punti di questa mossa? Tanto. Anche. Può comunque venire a rompere molto le palle, perché queste sono estensioni molto grandi, quindi il nero ci può giocare in mezzo. Questa qua invece il bianco è veramente ristretto a giocare, ad avere un attimo. Una mossa troppo territoriale per essere fatta così presto. Anche se... Va bene, allora, in partita gioca proprio qui, che viene definita grande dal professionista. Però questo ha il vantaggio anche di essere un possente contro l'angolo. Questa cosa non l'avevamo visto. Perché, so, in vari modi, però, insomma, non so quale può essere il tessuto, ovviamente qui, ma magari si può entrare anche qua, no? Ecco perché ha senso. Allora, su questa è subito evidente che non c'è niente da fare, no? Se ne va via tutto l'angolo. Sì. Su questa di nuovo se ne va via l'angolo. Se ne va via, beh no, tutto no, però insomma, una certa fettina. Allora, qua bisogna vedere cosa succede quando nero difende qui. Quindi adesso qui c'è da leggere mezz'ora. Quindi sente perché mi rode non lo so, bisogna vedere se funziona, non sono in grado di dirlo, cioè non così. Se sente va bene, però sembra molto senti in un modo o nell'altro, perché se nero viene qui c'è il rischio che il bianco mi porti via veramente tanto, anche perché poi se la deve giocare, se la può giocare anche dopo. Nero difende, bianco continua a salire, anche perché vabbè a questo punto non ti fai il che no così che sono attivo. Perdi tutto quello che hai guadagnato con la mossa. Tanto questa fai sempre in tempo quella che hai dato tu. No, perché poi questa comunque serve anche per fare il modo di qua. Sì. Nero viene lì.